Nuovi Tempi è una rivista del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco. È stata presentata al foyer del Teatro Comunale di Sulmona, una nuova occasione per riprendere il confronto e tornare a discutere, a riproporre, avere il piacere della lettura e della carta stampata. La rivista si presenta in buona veste tipografica, editoriale e si propone di offrire ai lettori spunti importanti di ogni genere. Sull'argomento sono intervenuti Bruno Di Bartolo, Antonio Di Fonso, Antonio Carrara ed Alessandro Sarra. L'idea veramente era nata già 2 o 3 anni fa, poi con la vicenda della pandemia, del Covid, non siamo riusciti a portarla avanti nel 21, nel 2021 e nel 2022. Appena abbiamo visto che si riaprivano un po' gli spazi, abbiamo pensato di metterla in piedi, presentando e realizzando un numero zero. L'idea nasce innanzitutto dalle problematiche che noi stiamo vivendo in questi anni in una zona come la nostra, l'Abruzzo interno, e dove c'è una crisi economica, culturale, sociale fortissima di fronte a uno spopolamento imperante, e crediamo che sia necessario tornare a discutere, portare, diciamo, le competenze a parlare dei nostri problemi, a cercare di trovare delle risposte, coinvolgendo i centri culturali ed economici non solo della Valle Peligna, ma dell'intera regione Abruzzo, per vedere se riusciamo a mettere in piedi idee e progetti che possano invertire la rete e la situazione nella quale ci troviamo ormai da tanti anni, sempre più al centro di questo affossamento. La rivista nasce, questa rivista che si chiama Nuovi Tempi, Cronache Storiche, nasce oggi, o meglio potremmo dire rinasce, perché era già stata una precedente edizione che si chiamava Nuovi Tempi, che era del periodo più o meno inizi 2000, che in qualche modo rappresentava un confronto, un momento anche di letture, ma soprattutto di discussione. E a proposito di discussione, quello che ci interessa, il motivo per cui ripartiamo oggi con un prodotto editoriale che, come tu sai, diciamo, il cartaceo ormai sembrerebbe, diciamo, meno diffuso del digitale, però proprio l'idea è questa, cioè di riaprire anche un momento di letture, ma anche di discussione, di confronto, e cominciamo con questo numero che è un trimestrale. Ricordo che ci saranno 3 numeri da questo fino alla fine dell'anno, sempre con la cadenza Quindi trimestrale. è un trimestrale, È un diciamo. trimestrale di riflessione, di aggiornamento, ci sono, per quello che può essere un aggiornamento di una rivista pensata come momento appunto di approfondimento, ma ci sono anche poi dei temi che riguardano letteratura, la memoria, le recensioni, che sono poi le recensioni quelle anche non solo di libri, ma anche di opere cinematografiche, e con un salto un pochino, tenendo conto sempre l'Abruzzo, abbiamo pensato anche di coinvolgere le case editrici della nostra regione. E ne vengono fuori delle cose molto interessanti.